Energas ha un obiettivo costante, è quello di sostenere i progetti migliori che il nostro territorio ci propone. Il Passioni Festival è in questo senso è un progetto che Coengas sostiene in maniera convinta, anche perché rappresenta l'occasione di parlare di libri, di teatro, cinema, politica, e lo fa in modo diretto, in maniera diretta, con i protagonisti stessi. Cerchiamo di far crescere o comunque di consolidare anno dopo anno il Passioni Festival, una manifestazione nata in modo, diciamo così, originale e con una piccola scommessa di offrire cultura in una dimensione molto aperta, molto pop, molto popolare. Ci sarà un'edizione estiva particolarmente ricca, addirittura sarà l'edizione più lunga della storia, per cui della nostra piccola storia. Arriveremo a 6 giorni, dal lunedì al sabato, dall'11 giugno al 16 giugno, eventi ad ingresso gratuito che spazieranno in tanti ambiti, dal cinema alla letteratura, alla riflessione anche storica, allo sport, con vari personaggi dello sport e anche vari personaggi della televisione e del mondo della comunicazione. E sicuramente è una bellissima apertura quella di lunedì 11 alle 18.30 con Yuri Chechi, grande campione olimpico italiano di Atlanta, dell'Olimpiade di Atlanta, e poi continueremo. Io fra le varie cose segnalo la serata dedicata ai 40 anni dalla morte di Aldo Moro, martedì sera, e credo che sarà una riflessione molto importante. Poi Pupi Avati, Gene Gnocchi, Catozzella, che è lo scrittore per esempio rivelazione degli ultimi anni in Italia, molto amato, amatissimo da Saviano, da Jovanotti, ha venduto centinaia di migliaia di copie sia in Italia che all'estero. È una bella edizione, Guido. Credo che non è soltanto la più lunga della storia, 6 giorni, che sono tanti per un festival culturale e artistico, ma credo che sia bella perché c'è tanto sport di alto livello, c'è Yuri Chechi, c'è Zorzi, c'è Davide Moscardelli, c'è il grande cinema, il terzo segreto di satira, Pupi Avati, c'è la grande letteratura con Catozzella e Carlotto, c'è il grande giornalismo con Padellaro, Purgatori, un bel dibattito con Achille Occhietto sui 40 anni di Aldo Moro. E poi nel mio piccolo ci sono anch'io, che presenterò un libro nuovo che esce adesso per Rizzoli, Con i piedi ben piantati sulle nuvole, che è un viaggio in Italia, un viaggio sentimentale dentro il quale, e lo sottolineo volutamente, c'è tanto Arezzo, e anche per questo ho voluto che la prima presentazione del mio libro, che più o meno andrà in tutta Italia, sia qui ad Arezzo, che è Passioni Festival. In questi anni ho viaggiato tanto per lavoro, per passione, per teatro, per TV, e volevo cercare di raccontare questo nostro paese adesso, cercare di capire che diavolo e che razza di paese siamo, e quindi ho cercato di fare una quarantina di ritratti di piccole, medie e grandi realtà, e quindi ci puoi trovare Ragusa, ci puoi trovare l'isola dei Cipressi vicino al lago di Como, ci puoi trovare la Romagna, ci puoi trovare la Val d'Aosta, c'è almeno una città o un paese di ogni regione. E dentro questo libro, secondo me, non c'è soltanto il paesaggio, non c'è soltanto la natura, ma c'è la capacità che ha questo paese, che hanno gli italiani, di resistere nonostante tutto. Io sono andato a cercare proprio delle persone che ce l'hanno fatta, magari ce l'hanno fatta creando un grande ristorante, o ce l'hanno fatta creando un grande vino, o ce l'hanno fatto perché hanno vinto una loro battaglia, magari contro un male. Mi piaceva raccontare anche controtempo, se vuoi, in un momento storico in cui si parla soltanto delle cose negative di questo paese, raccontare coloro che ce l'hanno fatta, e spesso coloro che ce l'hanno fatta, le belle storie le racconti e le trovi nelle piccole realtà, non le trovi nelle grandi città dove tutti vanno. Devi avere il coraggio di cercare la provincia, quelle piccole realtà belle che si dimenticano a volte di essere belle, esattamente come Arezzo.